Se ci fossero tanti sognatori che parlano in giro per questo paese, beh, avremmo probabilmente tirato su una generazione di giovani che sono dei cacciatori di orizzonti, perché un sognatore insegna quello. Guardate, che a osservare sono capaci anche i mediocri, a prevedere sono capaci solo gli intelligenti. E domandatevi perché non prevediamo niente. Non occuparci del giorno dopo giorno e prefigurarci qualche cosa, bisogna avere una visione, ma i visionari li abbiamo bruciati nella pubblica piazza, da Giordano e Bruno in giù. Ho letto male la nostra storia, forse per peggiorarci, forse per farci dire ci bastiamo così. Questo è una cosa che è venuta dopo il boom economico, quando abbiamo cominciato ad avere tanti agi, tante collaggio, c'è stata una forma che non avevamo previsto, ovviamente, che si chiama il disagio dell'agio. Io so delle cose, ragazzi, ragazzi ubriachi, drogati, e vai sui giornali e chiama Crepè a farti dire una cosa. Perché? Perché siamo quasi, facciamo finta di non ridirci. Ma se l'abbiamo pagata noi sta roba qua? Ma scusate, un ragazzo, una ragazza di 15-16 anni che va a Porta Cicino e si ubriaca tutta notte, da chi prende i soldi? Ha lavorato come operaia fino alle 7:30 la sera. Tornerà in fabbrica alle 6:15, giusto? E nel frattempo si ubriaca. Ma va? Presentatemene una, forza. Facciamo meno gli spiritosi. Ma noi non ce ne frega niente. Se poi uno torna con gli amici in macchina, notte tarda, e non puoi avere riflessi, e se finisce tutto dentro un albero, passi alla cronaca nera. E la cronaca nera dura, non vi preoccupate, 3 o 4 giorni. Lutto cittadino, fiaccolato, e andiamo avanti, come prima. E come mai invece va così di moda il crack, cioè il peggio del peggio del peggio? Allora io voglio sapere, cosa ne pensate voi di questo? Potete per favore evitare di essere voi i pusher, di essere voi i genitori che allungano i 50 o i 100 euro al preadolescente, perché di questo si tratta. Quando ne parlavo con Silvia parlavamo di giovani, adesso dovrei parlare di bambini, perché a 13 anni si va in discoteca col dress code. Non fate quelli che non lo sapete, per favore. Ma così fan tutti, ma chi se ne frega che così fan tutti? Anche mia madre lo sapeva che così facevano tutti. Anch'io gliel'ho chiesto 1 milione di volte di andare da Carlo. Carlo era il ragazzo unico del liceo che c'era a casa libera. La imploravo perché studiavo meglio, secondo me. Mia mamma aveva questa cosa simpatica, sussurrava come ai cavalli: toglietelo dalla testa. Una volta i genitori, voi non potete capirlo qui, ma erano sani di mente, non cambiava idea, non era scema, mi voleva bene, voleva fare in modo che io, sedicenne scapestrato, inquieto, terrificante qual ero, potessi prendere una strana strada. Ma come avete fatto le stoffe? Facendo tardi la sera? È così che si fa il business? È così che si fanno le imprese? Non con la qualità, non col merito, non col coraggio, non col rischio, no, tutto, no. Anzi, il futuro del mondo sono i blogger. Cosa vuoi fare da grande? Metti così, fatta. Vuoi studiare? Che fatica. Studiare, meritarsi una cosa. Ma no, fai l'influenza, l'amore. Che ci vuole? Pensa a te, uno o una che fa l'influenza. Io lo trovo, in Francia si direbbe dégoûtant, non so come dire, vomitevole, scusate se... Ma è una questione di libertà, non di opinione. Cioè, una persona che si alza e pretende che io sia influenzabile, o questa non sa chi sono io, e può darsi, ma io sono libero. Io non sono nessuno, ma quel poco che sono... Sono libero.